Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, venerdì 25 maggio, e diciamo subito che cosa c'è sui giornali. Ovviamente quello che è il titolo fondamentale riguarda il governo che si sta formando. Mi sembra che ci siano dei problemi sulla diretta, vediamo se adesso le cose vanno bene. Mi sembra di sì, ora stanno andando un po' meglio, vediamo se il collegamento ora tira. Sì, tutto a posto. Allora, che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che ci sono dei problemini sulla lista dei ministri. La cosa che più come posso dire, mi rende perplesso, mi fa veramente sorridere, riguarda le cosiddette consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Conte. E cioè, ieri ha visto i partiti. Ha visto i partiti, cioè, abbiamo fatto 80 giorni per cui è stato nominato e lui ha accettato con riserva. E lui cazzo vede i partiti, Giorgio Aug. Cioè, ma ci stiamo prendendo per i fondelli? Qualcuno pensa che Liberi e Uguali, visto che Conte abbia visto, li ha visti ieri sera in delegazione, o la Bonino possono votare a favore di Conte? Ma perché non facciamo veramente una rivoluzione in questo paese, che vuol dire semplificare le cose? Fottersene di queste procedure. Qui non c'è scritto nella Costituzione che Conte incontri i partiti, non è la stessa cosa che riguarda il ministro, è questa liturgia italiana bizantina per cui dobbiamo perdere altri giorni perché Conte veda i partiti. Non sono consultazioni, semmai, sono presentazioni. Allora poteva raccontare al popolo italiano: guardate, siccome non mi conosce bella minchia di nessuno qua in questo paese, io mi faccio conoscere da Berlusconi, che non ho mai visto in vita mia, dalla Bonino, dalla Meloni, da gente che non ho mai visto in vita mia, ma a parte il fatto che poteva farlo dopo aver accettato. Ma il punto vero, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma vi rendete conto la follia di tutta questa bolla che accettiamo? Poi alcune cose le dobbiamo accettare per forza, perché ce lo impone la legge, e la legge più importante che è la Costituzione. Una di queste è una Costituzione talmente folle e che fa schifo, in questo fa schifo, bisogna avere il coraggio di dire che la Costituzione purtroppo non l'abbiamo cambiata, ma l'abbiamo fatta avendo paura di Mussolini, e che la Costituzione che abbiamo oggi impone delle cose assurde come quella dei ministri. Cosa impone la Costituzione? Quindi bisogna rispettarla perché legge, e io sono un legalitario, dice che la nomina dei ministri viene fatta dal Presidente del Presidente della Repubblica su proposta del Premier. Allora che cosa succede? Succede che se io, il Premier propone Nicola Porro o Francesco Rossi o Paolo Savona, questo è proposto dal Premier, ma il Presidente della Repubblica può non nominarlo, quindi sostanzialmente decide lui chi sono i ministri. Può deciderlo, ma può proporli il Presidente della Repubblica? Teoricamente no, può non nominarli. Quindi c'è qualcuno che li può proporre e lui che non li può non nominare. Voi vi rendete conto in che cavolo di situazione ci siamo trovati? Per una Costituzione che ovviamente non vogliamo cambiare perché è la più bella del mondo. Ma comunque, questa Costituzione più bella del mondo fa sì che oggi noi non si voglia ministro Paolo Savona, che fino a prova contraria è stato, altra cosa incredibile, ministro dell'industria, sapete di chi? Del governo Ciampi, non del governo Berlusconi, non del governo Nostradamus o Paperino, Ciampi, quello che ci ha fatto entrare nell'euro. Avrà forse un po' cambiato idea, come si dice Savona sull'euro, perché forse in 20 anni si è reso conto che cosa ha creato l'euro, ma comunque lui è il grande problema. Problemi ci sarebbero anche sulla giustizia, per cui è in corso questa lunga trattativa. Conte però una dichiarazione l'ha fatta: subito reddito di cittadinanza, e ha detto una bugia, chiaramente, perché lo stesso Movimento 5 Stelle ha detto che il reddito di cittadinanza non può essere fatto prima della riforma dei centri dell'impiego, perché se non ci sono i centri dell'impiego che ti offrono dei lavori, non ci può essere l'eventuale rifiuto da parte di quelli che godono dell'assegno di disoccupazione chiamato reddito di cittadinanza, e quindi si crolla il meccanismo. In questo, ovviamente, la proposta del Movimento 5 Stelle è una logica: senza la riforma dei centri dell'impiego non c'è il reddito di cittadinanza, quindi Conte ha detto una stupidaggine. Però vediamo, faranno le riforme dei centri di impiego che vale 2 miliardi e poi si potrà fare il reddito di cittadinanza. È quello che dice il Movimento 5 Stelle, quello che ha sempre detto Di Maio. Oggi scopro che invece lui ha detto subito il reddito di cittadinanza. Molto carino il pezzo oggi di Telese su La Verità, in cui Telese dice: beh, insomma, il cambiamento di quello che avviene nel mondo si capisce sempre solo guardando Vespa. Beh, e Vespa, dice Telese, è già diventato giallo-verde. Molto divertente, insomma, la tesi di Telese, che vale, dice, più di 1.000 analisi politologiche. Se Vespa è diventato filo Lega Movimento 5 Stelle, bah, il governo è fatto, perché loro
se ne intendono. Supernova è un libro che è uscito rieditato con alcune mail, non so se questo si può fare, ma l'ha fatto, due ex militanti del Movimento 5 Stelle che ci raccontano cosa succedeva all'interno del Movimento 5 Stelle. Pubblica questa storia oggi Repubblica, in cui dice che la cosiddetta dissidente Castelli, quella della Notav, la passionaria piemontese, eccetera, cosa ne pensava di Di Maio e del vertice del Movimento 5 Stelle. Diceva, insomma, siamo passati da onestà a onestà a omertà a omertà. Poi oggi invece fa parte dei tavoli della trattativa e dice il pezzo di Repubblica e si è acchetata. Ma quello che raccontava del Movimento 5 Stelle di Casaleggio soltanto pochi mesi fa lo trovate in questo libro Supernova, che pare riveli scandalistiche novità sul movimento. Domani arrestano Weinstein in America perché delle 80 donne che lo accusano, due avrebbero qualche prova in più e soprattutto sta aumentando la tensione nei confronti degli scandali sessuali americani. Però noi abbiamo la Murgia, per fortuna, che oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, cosa ci dice la Murgia? Caffè bevo, Frenzy. In prima pagina sul Fatto Quotidiano cosa ci dice la Murgia? Cosa ci dice? Le donne non scrivono nelle prime pagine dei giornali. Io lo trovo stupendo, stupendo. Cioè, la Murgia, che è una donna che ha avuto uno straordinario successo in Italia, forse meritato, io non lo so, ma comunque lo ha avuto, bene, si lamenta che le donne non scrivono, i giornalisti in prima pagina, lei della prima pagina del Fatto, dove peraltro il Fatto ospita tante altre volte delle donne, così come lo ospitano il Corriere della Sera, Lucrezia Reichlin mi sembra, la Stefanelli è una vice direttrice, ma ne cito altre, come Repubblica, come Il Giornale, come tutti i giornali. No, adesso il problema è che le donne non sono in prima pagina sui giornali o in maniera inferiore rispetto agli uomini. Bene, andiamo avanti. L'altra cosa che a me in questo periodo non mi sconfinfera è l'atteggiamento dell'Istituto Bruno Leoni, che io peraltro seguo con grande attenzione perché è uno dei pochi think tank italiani liberisti, solo che non deve esserci passato un virus per questo istituto Bruno Leoni. Spero che sia una cosa momentanea e non, diciamo, eterna, perché cosa succede? Questo istituto Bruno Leoni mi sembra che abbia un atteggiamento schizofrenico. L'altro giorno ho letto un loro ricercatore che mi spiega che la TAV non serve e sono giuste le posizioni no TAV sul Fatto Quotidiano, e oggi trovo un'altra posizione di Rossi che mi ha fatto due palle così, giustamente, sulla flat tax. C'è scritto anche un libro che ho recensito e lo potete vedere nella mia rubrica delle recensioni sul sito nicolaporra.it. beh, insomma, Rossi oggi ci fa tutte quante le pulci alla flat tax del governo giallo-verde. Ma io dico, scusami, vuoi la flat tax? C'è finalmente un governo che la fa? Certo, non sarà proprio quella che hai scritto tu, caro Rossi, però cazzo, oh, ma tutti dei fenomeni, ma accontentatevi, anch'io avrei preferito un altro governo, ma se questo governo mi fa la flat tax, sono ben contento di portarmi a casa la flat tax. Non si può preventivamente dire, oh, però, ecco, questo è il paese dei però, dei professori, dei legulei, capito Rossi? Te la stanno facendo la flat tax, ci hai fatto una campagna per due anni e adesso fai col ditino così, perché volevi farla tu? Questo è il punto, che voleva essere lui al posto di Conte, lui al posto di Savona, è sempre solo questo il problema. Fanno i think tank, ma non hanno un atteggiamento pragmatico. Se c'è qualcuno che la fa, siate contenti. Silvana, quando invece questi fanno il reddito di cittadinanza, è chiaro che io non sono contento, perché la trovo una attività assistenzialistica che ci farà perdere un sacco di quattrini e di tempo, mentre sono, come sapete bene, molto fuori della flat tax, e quindi anche se la fa Di Maio me ne sbatto, perché è una cosa fatta bene, chiaro? Sulla privacy, ad esempio, invece voglio essere molto pragmatico, oggi lo ricordano i giornali, tutti, anche Il Tempo, ma non solo Il Tempo, ho visto dei pezzi sul Libero, ho visto un colonnino sul Corriere della Sera, che tutti quanti voi siete inondati da questa mail che vi dicono che è cambiato il regolamento sulla privacy e sostanzialmente potete cancellarvi dalla mailing list. Quindi scoprite, dice oggi una bella intervista fatta dal capo della Samsung Bortocco Carlo Barlocco sulla Repubblica. Beh, insomma, lui dice: almeno vi state rendendo conto di quante mailing list in cui siete stati inseriti. Ma il punto vero è che uno sfigato come me, un libero professionista che ha un sito come il mio, una piccola azienda, un imprenditore di dimensioni non della Samsung, non della Fiat, non dei grandi quotidiani, quanto ci costa questa nuova grande burocrazia che ci hanno messo con il responsabile della privacy, con la mail dedicata? Cioè, ragazzi, ma noi non possiamo morire di carte, ci fate lavorare?
Ci fate lavorare o dobbiamo tutti i giorni pensare che c'è qualche diritto che dobbiamo tutelare a qualcun altro? E chi ci tutela da noi, a noi? E chi è che ha detto che magari una legge che vale per la Fiat, per il Corriere della Sera, non debba valere per Nicola Porro o per la piccola autofficina? La proporzionalità, l'avete presente che cosa sia? Beh, probabilmente la burocrazia europea questa roba non la conosce. Viva, viva Savona! Vado avanti con l'ultima grave questione di cui si occupa oggi, mi sembra molto bene, Meluzzi sul Tempo, ma pochi altri. Cosa succede? A Frosinone, c'è un problema all'interno di un ufficio postale. Questo problema all'interno di un ufficio postale è creato da un nigeriano di 20 anni richiedente asilo con un permesso di soggiorno temporaneo. Questo bastardo. Avete capito la parola bastardo? Come sono stati bastardi due ragazzini italiani, quattro ragazzini italiani che hanno menato dei vegani qua a Milano, due passi da qua. Perché uno che usa la violenza nei confronti degli altri è per me un bastardo. Questo bastardo però ha una differenza, che quando i poliziotti, i due carabinieri arrivano lì, questo inizia a menare e a sprangare i carabinieri. Non solo. Sì, fa casino all'interno dell'ufficio postale, spranga i carabinieri lo rintracciano. Io, vabbè, non è che lo dico che cosa mi auguro, vabbè, lo rintracciano e lo portano in caserma e ve la faccio breve, viene condannato a 2 anni e 6 mesi perché peraltro aveva altre precedenti, era stato arrestato per spaccio per droga, era considerato un violento, eccetera. Dopo, siccome 2 anni e 6 mesi non sta in galera, viene rilasciato. E questo sta in giro per le strade, sto nigeriano che mena i carabinieri, sta in giro per le strade, per gli uffici postali, per le nostre vie, magari qualche lavoretto che si sarà trovato, oppure delinque, non me ne importa nulla, sta per le nostre strade. Allora, in un paese normale, non in un paese fascista, in un paese normale, un nigeriano che chiede l'asilo politico in questo paese e lo ottiene un permesso temporaneo, a spese nostre, va bene? E viene condannato perché mena un carabiniere, ma per quanto mi riguarda non deve neanche essere condannato. Se si permette di alzare le mani su un uomo delle forze dell'ordine, le forze dell'ordine, senza neanche un processo, senza neanche un processo, lo dice un garantista, perché non c'è un problema di processi, non c'è un problema di carcere, va bene? Lo prende, lo mette su un aereo, prende 3 biglietti. Uno per il nigeriano, due per i carabinieri, perché lo devono mettere in manette sull'aereo. 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro, cioè esattamente quanto ci costa un anno quel nigeriano in Italia, chiaro? Perché quello ci costa in un anno, prendi 5.000 euro, li dai ai carabinieri e al nigeriano per prendere il biglietto e lo sbarchi in Nigeria. Ah, non ci sono gli accordi di... Non me ne frega niente, lo lasci all'aeroporto, gli accordi li trovi, non lo tieni neanche per un secondo sul suolo italiano. Perché gli americani, se io mi permetto di fare qualcosa, mi prendono e mi sbattono via dall'America se mi trovano ubriaco, se è scaduto il mio visto e io non sono in grado di farlo? Io non ci credo che non possiamo farlo. Un nigeriano che mena due carabinieri e viene condannato a calci nel culo, anzi no, in aereo, senza calci nel culo, viene ributtato nel suo paese. L'asilo non glielo si dà. Chiaro, non è che è una cosa difficile, l'asilo non lo si dà, non è che si discute, c'ho l'asilo, non c'ho l'asilo, non ce l'hai l'asilo, non ti accettiamo, già abbiamo i criminali nostri, come quattro ragazzi deficienti che menano i vegani, e quelli ce li dobbiamo tenere purtroppo, perché sono nati in Italia, hanno genitori italiani, sono italiani, quindi o li sbattiamo in carcere o ce li teniamo, ma portarci gente che mena carabinieri in giro per l'Italia, almeno questo no. O che ne dite? Bene, un anno, dice Vittorio, ci costa 12.000 euro. Io non so quanto ci costi in un anno, ma sono certo che il costo di un anno è superiore al costo di prenderlo e sbatterlo in aereo e buttarlo al suo paese e non farlo più rimettere piede dalle nostre parti. Questo non è che ha commesso un errore, questo ha menato volontariamente due carabinieri. Non è che si discute, non si può discutere, non è una questione di garantismo, è una questione di protezione mia, per il quale pago le tasse, perché questo nigeriano domani mattina, se fa un'altra cosa, io denuncio lo Stato, altro che avvocato dei cittadini, caro Conte, io denuncio chiunque. Come cavolo è possibile che sia ancora qua? Bene, lui, voglio dire, è passato un po' inosservato sui giornali. Oggi il pezzo lo leggo sul Tempo. Se vi piace questa zuppa, condividetela. Françoise, buongiorno. E dovrebbe stare sempre in pagina una come Françoise, altro che la Murgia, che è però comunque sempre sarda come tè di adozione, diciamo. E noi ci vediamo domani con la zuppa di Porro e questa sera alle 19, sempre. Non perdetelo, 105 Matrix. Ciao.